Saranno in silenzio perfetto, così. Io sono molto contenta, è molto quasi commossa, vorrei dire, di essere in questa biblioteca che, insomma, mi è anche cara e conosciuta da molto tempo, ma sono molto contenta e commossa di essere qui a ottemperare a quello che per me è stato un obbligo nel momento in cui è stato in realtà formulato come un invito, e cioè quello di presentare questo piccolo libro che Elisa Antolini ha pubblicato. Io ho avuto il privilegio, l'opportunità di leggerlo in anticipo e adesso ve ne parlerò. Il libro, credo che voi lo abbiate visto, è un piccolo libro che ci viene incontro. Certo, tutto questo che c'è non c'è nel libro tanto per il valore che ha in sé, c'è piuttosto per il fatto che i cibi, le persone, le case, i borghi hanno ospitato e accompagnato il tempo di un'infanzia. Ecco la seconda parola del titolo, l'infanzia. In questo libro siamo in una dimensione diversa da quella della pura testimonianza, della presentazione. Atmosfera, portarli invece a situazioni molto più terra terra. Proprio rompo questo incantesimo che ha creato. Magica. Io colgo questa opportunità per intervenire brevemente, portare all'attenzione di voi tutti quello che ha significato nel tessuto economico e sociale di Borgotaro la famiglia Brindani e soprattutto la colonna portante della stessa, Oreste Brindani, il nonno amatissimo di Elisa. Lei ne ha raccontato, fugando tra i suoi ricordi giovanili di adorata nipote, le umanissime doti. Io invece voglio evidenziare due suoi aspetti altrettanto importanti. Il primo, la sua altissima professionalità nel dirigere e guidare due alberghi, l'Appennino e Roma, che catapultarono Borgotaro al vertice assoluto nel settore ricettivo alberghiero e della ristorazione dell'intera provincia, Parma esclusa. Per 35 anni, dal 1900... Chi l'ha potuto leggere, naturalmente, perché... Non so. C'è qualcuno che mi aveva chiesto, ma chi era la Rina, penso... La mia era Mariolina, che noi chiamavamo con il suo diminutivo, insomma, è come la mamma Ita e la Margherita in realtà, però era la mamma un po' di tutti per la sua dolcezza, per il suo. E quindi qui poi ci sono citati anche. Lino, ad esempio, no? Tu mi avevi chiesto, certo. Che era lo zio di Giacinto, lo zio di Giacinto, ma sarebbero migliaia di personaggi, perché l'Appennino era un luogo dove tutti trovavano una loro collocazione, le persone sole, perché trovavano la persona indisposta ad ascoltarli e quindi trovavano il calore umano che magari una signora di 91 anni che era amica della mia mamma, che mi ha portato, siccome io le ho mandato il libro, è arrivata con una tortina di marsapane fatta da lei, per dire, il 4 io andavo a fare i compiti con la tua mamma, per dire. Un luogo vissuto sotto tanti punti di vista, sotto, io mi ricordo ancora Otorino che è l'autista, che anche lui è una persona un po' originale, solo, eppure lì aveva tutti intorno, ma insomma, è meno testimone, ormai non ci sono più, perché parliamo di generazioni.